Buonasera, il mese di novembre volge quasi al termine ed è stato in larga parte occupato dalla lettura della ritirata del Friuli di Ardengo Soffici. Ma lo stesso mese dello stesso anno, novembre 1917, è stato occupato anche dalle diverse, numerose vittorie dell'Asso dei Cieli, maggiore Francesco Baracca. Il ritratto del nemico che ci dà Soffici è completamente diverso da quello che ci restituisce la testimonianza del maggiore. Certo, si trovavano in posizioni diversissime, il paragone non può essere fatto. Nel ritratto, nel dipinto, oseremmo dire, di Soffici, il nemico è ritratto al pari di un elemento, di una forza naturale, distruttrice, che bisogna a tutti i costi arginare, che quindi non lascia assolutamente spazio per l'empatia. Sicuramente il nemico è una forza da arginare anche per il maggiore Baracca, ma qui la coesistenza fra empatia e dovere ineludibile dell'abbattimento dell'avversario coesistono. Avrete già avuto notizia dell'ultima mia vittoria, la 28ª, tragico e spaventevole scontro. Scesi subito e dopo pochi minuti ero sul luogo. Gli aviatori tedeschi erano due tenenti di aspetto molto distinto. Uno di essi aveva anelli d'oro, la fede matrimoniale ed un bel ritratto di donna in un astuccio di pelle. Aveva la croce di ferro, decorazione di guerra tedesca. Il maggiore, molto probabilmente, per non dire sicuramente, non si accorse di un testimone, di quello che sarebbe divenuto un testimone di quell'episodio. Donna Meggetto lascia scritto: il 5, più precisamente il 15 novembre 1917, il maggior Baracca, aviatore, atterrava un velivolo tedesco su quel di Sala. Incendiatosi l'apparecchio, i due aviatori si gettarono, ma rimanevano cadaveri all'istante. Le salme furono seppellite nel cimitero di Strana. Tant'è che molti pezzanesi accorrono nei pressi dell'aereo abbattuto, tenuti da parte dai carabinieri. Notano che l'aeroplano di Baracca sorvola più volte il luogo dell'abbattimento, per poi allontanarsi. Dopo un po' vedono arrivare il maggiore con il suo attendente in sella alla propria moto. Qualcuno mormora: «El vien par rendere gli onori ai do tedeschi». Infatti, appena giunto nei pressi dei rottami dell'aereo ancora fumanti, Baracca si rizza sull'attenti per il saluto militare. Si china su ciascuno dei due aviatori deceduti per apprendere i documenti personali. Li osserva attentamente e il suo viso si rabbuia. Pare che singhiozzi alla vista dei giovani genitori nelle foto. Qualcuno abbastanza vicino a lui sente che mormora: «Oggi a te, domani a me, amico». Si gira su se stesso, sale sulla moto con il suo attendente e scompare dietro le siepi dei campi. Ecco che questa testimonianza di Don Meggetto, se non fosse in qualche modo confortata dalle parole del maggiore, potrebbe essere fatta rientrare, diciamo così, in quelle tante leggende che comunque conservano a loro modo un fondo di verità, che sorsero intorno alla figura di Baracca. Ma a quella lettera la madre rispose, e rispose si diceva un tempo, una pietosa bugia, che aveva il compito di sdrammatizzare, di allentare l'angoscia, la tensione provata dal figlio in quella contingenza tragica, e inventa, donna Paolina, che molto probabilmente quel tenente tedesco era già vedovo. Infatti conservava la foto della moglie, la fede nuziale a ricordo. Razionalmente non regge, ma era un altro l'intento, e che quindi aveva raggiunto la sua metà. Lettera e soprattutto questa vittoria, questo abbattimento del maggiore ricorda in qualche modo la lettera che scrisse dopo la prima vittoria sua, che poi coincideva con la vittoria stessa dell'aviazione italiana. E si lascia spazio all'inizio
non compiacimento, ma in fondo alla soddisfazione, perché era da tempo che era atteso quell'abbattimento, di avere abbattuto il primo velivolo nemico dopo tanto tempo, dopo tante volte che la mitragliatrice smetteva di funzionare sul più bello. Ma poi, alla vista del caduto, alla vista del sangue, alla vista del nemico, si risveglia quello che è un naturale senso di empatia di ogni essere umano. E anche qui vi è questo ritorno dell'empatia. Empatia che non impedisce l'adempimento del dovere militare, ma che permette di riconoscere nel caduto, in quello meno fortunato, se lo vogliamo descrivere così, la stessa figura che si sta rappresentando, il difensore del proprio paese. Quindi vede nel caduto, vede nel nemico un altro se stesso. Sono diversi i piani di lettura. Vi è un piano chiaramente pratico di azione, dove il nemico deve essere arginato, ma vi è anche un altro piano, e non ci deve essere assolutamente un elemento comunicante fra i due, perché si sapeva per esempio di certi fanti che familiarizzavano col nemico e ahimè, ahinoi, non era quello il modo più immediato, ne parla anche Soffici, di vincere la guerra, però è comprensibile, non è condivisibile sul piano bellico, ma è comprensibile sul piano umano. Quindi vi è lo spirito offensivo in baracca, ma dall'altra parte rimane intatto il piano della considerazione della natura umana, dell'essere umano. Mi sembra questa la vittoria più significativa, e questa lettera così toccante, questa lettera, la lettera della madre, la testimonianza, testimoniano che nel maggiore baracca il valore umano vince comunque sempre la barbarie.